Buongiorno ragazzi, ragazze, mi piacerebbe tanto passare un pochino di tempo con voi, visto che siamo tutti sulla stessa barca, un po' costretti a casa, cerchiamo di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che ci diverte, che ci fa passare del tempo, che possiamo farlo da soli oppure con l'aiuto dei nostri genitori. Io sono Stefania e ormai da diversi anni mi occupo di fiori di carta. Scoprirete quanti fiori meravigliosi si possono fare con la carta e con tutti i tipi di carta. Ora quello che vi farò vedere oggi è una cosa semplice e realizzabile con elementi che troverete senz'altro in camerina vostra o nello studio dei vostri genitori, e realizzeremo dei fiorellini ma molto graziosi, con i quali poi potrete decorare veramente tantissime cose. In questo caso io stavo decorando un cerchietto per capelli, ma niente vi vieta di metterlo poi su uno stelo e fare un fiore per la festa della mamma oppure per questa primavera, o metterlo non lo so, su un sacchettino legato da qualche parte e regalarlo a una vostra amica, a qualcuno che non vedete da tanto tempo. Magari per la prossima occasione, appena li rivedete, gli portate un fiore fatto con le vostre mani. Niente, io vi esorto a seguirmi perché ci divertiremo insieme, un po' di pazienza e il risultato sarà grandioso. Bene, adesso vediamo insieme cosa occorre, qual è il materiale che occorre per realizzare questi fiori. Vi dico subito che è un materiale che sicuramente troverete facilmente in cameretta vostra o nello studio dei vostri genitori. Si tratta di carta bianca, in questo caso è proprio il foglio di un album di carta da disegno, oppure se avete dei cartoncini colorati eviteremo di dipingerli, ma altrimenti vi farò vedere un modo anche per dare un po' di sfumatura al cartoncino bianco. Quindi occorreranno delle tempere, in questo caso io ho scelto un rosso e un blu, due ciotoline con dell'acqua dentro dove sceglieremo il nostro colore, un pennellino, poi questo template o modello dal quale ritaglierete le sagome dei fiori. Quindi una volta che avrete tagliato con le forbici, mi raccomando attenzione, i petali, gli proviamo a dare del colore in maniera tale che prendano delle sfumature leggere leggere. Per fare questo metto un pochino di colore acrilico in una ciotolina, dando proprio, vedete, questa sfumatura leggermente rossastra, magari un pochino di più se la vogliamo un po' più intensa, ma non molto, perché deve dare un effetto, si chiama shabby chic, o comunque un effetto un pochino anticato, come se fossero dei fiorellini che vengono da tanto tempo fa. E nell'altra ciotolina invece ci mettiamo il blu, l'azzurro, proprio per avere due colori differenti nel caso troviate soltanto fogli cartoncino bianco. Se invece avete dei cartoncini di altri colori potete dilettarvi ad utilizzare quelli, va bene? Quindi abbiamo sciolto, prendiamo un po' di Scottex e adagiamo il pennello, dopodiché richiudiamo le tempere e prendiamo i petali che avevamo tagliato con attenzione, mettendone alcuni. Per realizzare un fiore bastano tre petali, quindi mettiamo tre petali nella ciotolina col colore rosso e tre petali nell'azzurro. Riprendiamo il nostro pennello che ci aiuterà a tuffarli completamente nell'acqua affinché la carta, che è un po' porosa, assorba un tantino di colore, quel tanto da dargli una leggerissima sfumatura, ragazzi, quindi non è che avrete un petalo azzurro, un petalo rosso, avrete dei petali con leggere sfumature rosse che andremo anche a girare con attenzione in modo che anche sulla parte retro si impregni un pochino di colore, e anche i petali azzurri faremo la stessa cosa. Una volta che li abbiamo lasciati un pochino, ma veramente pochi secondi, in immersione, li tiriamo su e li adagiamo su, così come faccio io, su un vassoio, in maniera tale che perdano un pochino di acqua in eccesso, va bene? Perché poi dovremo fare un lavoro quando questi petali non saranno ancora completamente asciutti,
ma lo vedremo tra qualche secondo. Nel frattempo, perché adesso la cosa importante è che i petali si asciughino leggermente, e quindi questa è la fase in cui dovrete avere un pochino di pazienza. Ne potete fare tanti, farli asciugare tutti insieme. Vedete, alcuni saranno più colorati, alcuni molto meno, ma non importa, è questo il bello. Noi aspettiamo veramente qualche minuto, 2-3 minuti, ma non li facciamo asciugare, perché poi vi farò vedere come dobbiamo procedere. Vai! Bene, abbiamo aspettato davvero pochissimo, contate 2 minuti, d'accordo? Vedete che ancora le nostre corolle sono morbide di acqua, ma infatti non devono asciugare completamente, perché guardate adesso cosa andiamo a fargli con grande attenzione e grande delicatezza. Le vostre mani o le vostre manine dovranno attorcigliare in una pallottolina la corolla, ma senza strapparla. La carta è molto morbida, perché è bagnata. Guardate che palline sto facendo, attenzione, guardate, con delicatezza, proprio con la punta delle dita realizzate queste palline, che in pratica serviranno per dare la forma il più naturale possibile ai nostri petali. E beh, è qui la novità, no? Altrimenti sarebbe un petalo e un fiore piatto, come ne vediamo tanti, ma noi vogliamo imparare qualcosa di particolare in questo momento, perché abbiamo più tempo a disposizione e vogliamo preparare proprio dei pensierini da dare alle persone a cui teniamo. Ecco, abbiamo fatto delle palline, adesso veramente è importante aspettare ancora qualche minuto. Ripeto, queste palline non dovranno essere asciutte, dovremo aprirle quando ancora sono umide, ma aspettiamo ancora 2 o 3 minuti. Come vi dicevo, questa è la fase in cui dobbiamo avere un pochino più di pazienza. Dopo che li abbiamo tolti nell'acqua, li lasciamo 2 minuti, poi li attorcigliamo creando delle palline, li lasciamo ferme e tranquille e il colore continua a impregnarsi ancora per 2-3 minuti e dopo ci rivediamo. Ecco, naturalmente io per velocizzare il tutto, alcune le avevo fatte prima, quindi sono leggermente più asciutte. Queste sono quelle che abbiamo fatto insieme, aspettiamo ancora un attimo. Però quando il petalo è leggermente più asciutto, lo apriamo, sempre con attenzione, dando un pochino di forma alla nostra corolla, così come sto facendo io. Attenzione, perché questa è una fase in cui la carta è veramente molto fragile, molto delicata, e non la vogliamo assolutamente strappare, ma semplicemente dargli una forma che poi ci aiuterà ad avere un fiorellino il più vicino possibile a quello reale, e comunque che davvero vi darà molta soddisfazione. Ecco, ora mi interessa aver preparato 3 petali, perché da questi 3 petali poi io ne ho preparati. Vedete quando asciugano come sono più rigidi? Sentite già dal rumore, perché la carta canta, la carta parla. Eccola qui. Ora io, mentre loro asciugano, vi farò subito vedere come andremo a montare il nostro fiore una volta che i petali sono davvero asciutti, quindi le mani non si inumidiscono più. Vediamo che cosa occorre. Io uso uno strumento apposta per forarli nel centro, va bene? Però vi garantisco, se lo avete, se i vostri genitori lo hanno, inserite questo qui e fate un forellino al centro, ma così. Ma se non lo avete, veramente è sufficiente uno stuzzicadenti, ok? Ecco perché vi dico, lo può fare chiunque. Con attenzione fate un forellino nel centro, d'accordo? E questo lo fate, io ve li faccio tutti e 3 con lo stuzzicadenti, così giustamente è quello che voi avete in casa di sicuro. Un secondo forellino e un terzo forellino, d'accordo? Abbiamo per ora i 3 petali che ci serviranno a creare il fiore. Dopodiché, se avete il fil di ferro, utilizzate il fil di ferro, altrimenti faremo questo tipo di fiore senza gambo. Se non avete fil di ferro, ovviamente il fiorellino lo vorremmo creare lo stesso. Quindi a questo punto io ho trovato in casa delle perline, vedete un pochettino voi quello che avete, va bene? Prendo una perlina
e la inserisco nel mio fil di ferro. Guardate, dopodiché lo piego in due e lo taglio, in questo caso con una tronchesina, ecco, e blocco facendo questi giri, così blocco la mia perlina che sarà il centro del fiore. Dopodiché mi interessa inserire i vari petali che formeranno la corolla. Adesso attenzione, seguitemi. Se i vostri genitori hanno una pistolina con la colla a caldo, fatevi aiutare da loro perché brucia molto, però diventa tutto più veloce. Ma se non la doveste avere, allora la cosa importante è utilizzare la colla vinilica nel primo petalo. E naturalmente qui, o con la colla vinilica o con la colla a caldo, metteremo un piccolo strato sotto la perla in maniera tale da farlo aderire. Come vi dicevo, con la colla vinilica occorrerà solo un pochino più di tempo. Secondo strato, sfalsato mi raccomando. A questo punto colla sulla base del primo strato e facciamo aderire bene. Vedete, i petali sono sfalsati? Questo va in mezzo a questi due, ok? Dopo, il terzo ed ultimo strato, sempre sfalsato, per dare volume proprio al nostro fiore. Eccolo qui. Sempre la colla nella base della corolla precedente, ok? Una volta che ha aderito, noi gli diamo la forma che più ci piace, tendiamo un pochino a chiuderlo perché è più gradevole. A quel punto date la forma al vostro fiore, attendete che asciughi. Ovviamente con la colla vinilica occorrerà un pochino più di tempo, ma questo e anche questi sono stati incollati tutti con la colla vinilica, quindi state tranquilli perché attacca benissimo, ci vuole soltanto un pochino più di pazienza. Una volta che il vostro fiore o i vostri fiori sono pronti, potrete decidere di farne tutte le decorazioni che volete, semplicemente appoggiarli al tovagliolo su una bella tavola delle feste. Ora che siamo in primavera lo potete fare veramente tutte le domeniche, tutti i giorni, per rendere la vostra tavola più gradevole e più allegra. Oppure, come ho fatto io in questo caso, il fil di ferro lo andrete a girare intorno a un cerchietto, oppure potrete con del nastro utilizzarlo per applicarlo appunto sul nastro, che può diventare un braccialetto, un corsage, insomma tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Ora vi faccio vedere, ecco i nostri petali che avevamo veramente preparato insieme, li apro, abbiamo detto, gli do la forma e li lascio completamente ad asciugare. Io li sto aprendo tutti perché quando poi saranno completamente asciutti avrò veramente tanto materiale per fare tantissimi fiori. E questi fiori, credetemi, li utilizzerete in tantissimi modi, anche semplicemente donandolo, così, che so, ai vostri vicini, a chi, insomma, le persone in questo momento più prossime, gliele potete lasciare davanti alla porta di casa. Sono delle cose che sicuramente dei piccoli gesti che faranno piacere. Voi avrete imparato una cosa nuova, mi auguro che vi diverta, perché un pochettino di tempo lo richiede, ma sicuramente, ripeto, vi darà davvero tanta soddisfazione. Ecco, questi sono, li ho aperti tutti con voi, aspetto ancora un pochino che asciughino, perché a questo punto, come vi facevo vedere prima, quando sentirete che la carta emette nel toccarla un rumore, allora vuol dire che è veramente asciutta e pronta all'uso. Così, sentite come sfrigola? È questo il rumore della carta ed è bellissimo. A questo punto, ragazzi, io ho terminato. Spero tantissimo di vedervi al più presto a Spazio Nota dal vivo. Io ho tantissimi fiori da insegnarvi a fare. Vi faccio vedere le mie ghirlande fatte, realizzate con la carta crespa per la Pasqua e per la primavera. Vi faccio vedere, sempre con la carta crespa, dei fiori realizzati per dei fermatende. Vi faccio vedere dei fiorellini realizzati per creare delle bomboniere, questi sempre con la carta crespa, questi
sono creati con la carta e dipinti con dei pastelli, dei gessetti d'artista. Insomma, ci sono svariati modi per creare fiori e vi dirò di più, fiori di tutte le misure. A Spazio Nota, al più presto, divertitevi e state in casa. Ciao!